Allora, il mio intervento, io sono Manlio, sono un naturopata, come ha detto appena adesso Marcella. Il mio intervento si basa prevalentemente sulla meditazione, su quello che la meditazione può darci. L'adattamento quindi è questa capacità qua. E parlando di adattamento agli eventi esterni o interni, noi dobbiamo parlare di emozioni e sentimenti. Cosa sono le emozioni e i sentimenti? Sono quelle cose che ci danno la possibilità di vivere, la possibilità di provare delle emozioni, di innamorarsi delle persone, di gioire per il cane che ti viene a fare le coccole o per Marcella che ti viene ad abbracciare quando ti vede all'inizio della festa. Se noi riusciamo a allenare la nostra testa, la nostra mente, a permettere di vivere in una maniera più propositiva e quindi fare in modo che si sviluppino dentro di noi dei sentimenti e delle emozioni positive, noi riusciamo a vivere meglio, a stare meglio, in termini poveri a incazzarci meglio, a incazzarci meno durante la giornata, e che per me è già tantissimo. Io sono una persona che di natura sono abbastanza iroso, quando sono in macchina poi mi scateno. Vado a lavorare, il primo che mi taglia la strada e inizio a ridargli conto. Con la pratica della meditazione io ho imparato che quello è un momento che va via, è un momento che non mi dà nulla, è un po' di sabbia che va al primo soffio di vento. E quindi ho imparato che sì, magari sul momento mi incazzo un po', però mi incazzo decisamente molto molto meno di quanto facessi per me. E questo secondo me, nel mio caso, è già un grande successo, perché mi permette di arrabbiarmi di meno e quindi alla fine della giornata di stare meglio. Cosa sono le emozioni e i sentimenti? Le emozioni sono proprio quegli istinti primari che difficilmente riusciamo a verbalizzare, che difficilmente riusciamo a concettualizzare. Sono quelle cose istintive che ci vengono da dentro e che a volte ci travolgono. Sono quelle emozioni che ci fanno trasalire per una cosa che è accaduta e non sappiamo come reagire. Sono quelle cose che ci fanno gioire per un gol se andiamo a vedere la partita allo stadio. Sono quelle cose che ci fanno piangere quando vediamo la nascita del nostro figlio. E sono insite nella parte più antica del nostro cervello, in quella che chiamiamo nel cervello rettiliano, e unitamente alla parte della parte del limbico, che è la sede delle nostre emozioni. Queste due parti del cervello, che sono le più antiche e che si vanno poi ad unire alla neocorteccia, che poi invece è la parte cognitiva, la fase più razionale, la fase di elaborazione del pensiero, è difficile andarci dentro, è difficile andare dentro queste parti perché sono proprio le più antiche, sono incoscienti, sono inconsapevoli, non riusciamo a capirle e ad esprimerle.